La giornata del pane, è vero? Sì, oggi quindi... è la giornata del pane, la condotta Slow Food ci ha chiesto la nostra compartecipazione all'evento. Abbiamo il piacere oggi di avere un produttore della zona dell'Agronolano, l'Agri Panificio Santa Lucia, con Giuseppe Monda, la famiglia Monda, e ci verrà a fare una dimostrazione su quello che sono i grani antichi e avremo la possibilità di scegliere e assaggiare tra le varie qualità di pane e faremo un piccolo assaggio qua in villa insieme all'associazione Cuochi Torri Arnonale Vesuviana Estranese e con il Slow Food la condotta nolana. Il pane nolano era sì. Famoso? Sì, ma questa è terra fertile, alla fine la Campania Felix, era, la zona era questa qui, i grani antichi si sono sempre coltivati anche in questa zona e c'era la cultura del pane macinato a pietra, macinato in casa e i nostri avi di questo ne facevano un vanto. Poi l'agricoltura sta cambiando, molti giovani hanno abbandonato le campagne e poi Nola, da terra fertile e di tradizione contadina, si è trasformata in terra di commercio, vedi il CIS, vedi il Vulcano Buono, la zona di Pulvica e tutti i terreni che erano in quella zona sono stati adattati ad altre... E le scuole? Che stanno... Le scuole, io sono un docente dell'alberghiero di Ottaviano, in zona si sono create altre scuole, la scuola Carmine Russo di Cicciano, e noi giovani cerchiamo di tramandare la vecchia tradizione culinaria dei nostri territori. La nostra è una terra povera, terra di contadini, che ci dava la possibilità con il chilometro zero a prendere dalle campagne che di solito stavano negli orti dietro casa e di portare in tavola facendo brevi percorsi, appunto senza una filiera lunga. Il chilometro zero è nato veramente nelle case contadine della zona e c'era la possibilità di andare nell'orto, prendere quindi prima di Slow Food, sì. Già in Nolano. Sì. Noi abbiamo iniziato con quello, insomma i nostri nonni, i nostri genitori coltivavano campagna, allevavano animali e da lì arrivava il primo sostentamento per la famiglia.